Felice ragazzo, figli della me. Raga, Anna che è tornata a spaccare l'ultima volta, ha fatto una canzone bellissima con un video bellissimo. Ma a proposito di Anna e di rapper femmine, martedì in live, che dovrebbe essere domani pomeriggio in live alle 15, abbiamo direttamente la nuova scena Du Brasil. Mia sorella Du Brasil. Tua sorella Du Brasil, ma avremo anche Grain, tuo fratello Grain, per parlare un attimo di tutta la roba di nuova scena, che sono stati massacrati, faceva schifo, era una merda. Lo scopriremo domani in live martedì alle 15. Finalmente parlo della lì. Giusta, senti quello Anna, lì quando parla viene per me dalle io non mi fiderei. Vieni, no, dalle buddy. Vieni, Anna, dalle buddy, coglione. Le buddy che sono le minne? No, le buddy sono le bad bitches. Preferivo le minne. Porca puttana, che figo. È diventata Tony. Porca puttana, lo stavo per dire io. Madonna. Ma cosa è successo, Anna? Non lo so. Ho appena detto che rappavi bene. No. Oh. Direi Nicki Minaj è diventata. Oh, ho visto Slide. Vai, fumati tutte le sigarette del mondo, Anna. Mi sto vergognando. È bellissimo! Voglio andarci anch'io a quello di Super Mario, sì, te lo dico. Ha trovato in giro. Ma solo vuoi dire il contrario. Con chi parlava al telefono? Super caro. Ehi, Kit! Toppa sta merda! Non so, è partito qua. Ma Anna, avevo appena detto che le ultime robe eri fortissima a rappare. Sarà ancora fortissima, semplicemente questo non. È un pezzo di disimpegno. Un botto. Alla Nicki Minaj. Se l'idea è parla di vendare Nicki Minaj, è un discorso. Può avere un pubblico. Nicki Minaj. Sei mesi. Sei mesi? A che pubblico? Poi è? Bisogna fare coming out e di tornare. Ma c'era bisogno di un Tony F femmina? Forse a questo punto sì. Tony Fessa, io lo seguirei. Comunque a questo punto sì. Tony F sta ancora. A questo punto di cosa? A questo punto della narrazione del rap italiano, Tony F poteva essere il peggiore di tutti. E in realtà è quello che ancora macina numeri. È in classifica allo stesso livello di Lazza, che non è scontato in questo periodo delle morte. Vedi che la propaganda quando ti arriva da bambino ti resta tutta la vita. La chiave di scrittura della roba di Tony F adesso è molto più vicina anche a gente un po' più adulta. No, beh, in realtà questo è solo lo stile che ha usato Anna, perché in realtà poteva dirmi le stesse cose in una roba un po' ma più per questo ti dico, consono ai miei gusti personali. Miu Miu di Tony F, super funk, che abbiamo sentito. Comprami la borsa, Tony. Bravo, che bello. Ti ricordi quanto era figo quel pezzo? Era bellissima, per questo era la mia prefe. Perché ti dico che Tony F in questo momento ha trovato uno stile anche un po' scafazzone e cazzone, ma Tony F comunque se può permettere di fare questo stile scafazzone. Lui comunque viene dalla strada, ha sempre mangiato la merda, viene dalla povertà. Anche nell'ultima intervista di Chele lo dice, che poverino, suo padre era orefice, guadagnava solo 5-6 mila euro al mese. Confronto a quanto guadagna comunque di Chele, perdonami, è normale che sei però, povero, ascolta, sono 6 mila euro. No, ha vissuto delle privazioni, è giusto che adesso lui deve fare il coglione per comprare. Ma noi lo sappiamo, Roma purtroppo è un ambiente costoso. Capito, il Monte Napoleone 6.000 euro, che cazzo sono? Niente. Vabbè, detto questo, niente. Beata a lui che i soldi ce l'aveva, io che mi sono mangiato ma il cazzo. Ma non li aveva, ma cos'è 6.000 euro? Avere i soldi 6.000 euro al mese? Ma cos'è? È avere soldi? Barbone! Ma cos'è? 6.000 al mese sono soldi? Ma neanche il parrucchiere! Oh, una cosa che mi fa prendere bene in realtà è il fatto che ci sia scritto interludio, cioè potrebbe essere semplicemente una un canzone overture di passaggio poi del disco che sta andando a presentare. Se magari il disco viene tenuto in sonorità un pochettino più funk, magari un pochettino più tradizionali. No, ma semplicemente come l'ultimo pezzo che aveva fatto aveva un'attitudine non vecchia scuola, da puzzoni, da centri sociali, però era bella rappata bene. Sicuramente in realtà anche qua le barre, le metriche ci sono. Ma andiamo a leggerle a questo punto ste metriche, no? Sì. Sono
Sono sempre protetta come la regina Elisabetta. Ah, okay. Scendo da un mezzo gangsta, troppa vodka, mi girate. Che cos'è un mezzo gangsta? Un mezzo gangsta è che tipo un che nano sei... con le pistole. No, sono un guappo di cartone, dici. Ah no, è tipo un mezzo gangsta, è la macchina da gangsta. E qual è? La Smart bianca oppure l'Hammer nero gigante. Non c'è una via di mezzo, no. Perdonami. Gli ho fatto una promessa, quando scendo lo porto in hotel. Come on, quanto cazzo mi stressa. Lo sa bene che sono la più bella. Oh, andiamo in hotel? Mi porti in hotel? Ma c'è la colazione sono salata? Io. Ma c'è la colazione salata dai, poi? Dai, andiamo in albergo, c'è non ci voglio stare. Madonna, oh, ma il wifi? Io devo avere il wifi, eh. Ritornello. Aspetta, che questo è saltato. Ho saltato una. No, ma... Ah, è vero, hai ragione. Vieni dalle Baddy. Baddy. Ah, che limona. Prego. Cosa faremo con me? Continua. Facciamo un rally. Queste due, eh? Clic clip, clap clap, whip it. Ti faccio vedere nel back. Gli fa, ma adesso non sai leggere, perdona. Faccio vedere nel back quello che succede. Strofa 2, perché la prima. Allergico alle minchiate. Se mette Dior Sauvage, meglio che sto lontana. Perché mi piace troppo quel profumo che potrei diventare tutta insoccolita. Forse perché probabilmente mi ha fa schifo, un problema, o è allergica. Allergia. Ah, comunque. Mentre mi fa gli avance, chiama un'altra puttana. Wow. Sto stronzo. Occhio che questa in realtà non è così. Della serie, non è che io ci casco le tue avance da maschio analfa. Un alfa, perché un prima alfa. È mezzo gangsta. Ma e poi dice non gli darò una chance pure se mi tentava. Carina anche questa. Comunque era mezzo fregnetto. E poi? E poi? Cazzi. Scemo, non stiamo insieme. Non dire fai la brava. Mi è piaciuta. Occhio che questo. C'ho il burka. Che cazzo vuoi? Tre scritte qua, queste cose, tre frasi mi piacciono. E se lui parla sempre dell'ex, mi dispiace, devi fare pass. Non controllare manco i suoi max. Dice non controllare i suoi messicani, che è la sua gang di ciulo. Perché di sicuro c'è ancora quella BCS che gli sono rimasti amici. Io voglio solamente relax, no stress. Cazzo. Quindi, baby, non portare stress. Gran citazione Nefab, brava. Piuttosto, guardare la vecchia scuola. Piuttosto, vieni col tuo best. Perché almeno lui non mi rompe il cazzo la sua ex e mi ciulo lui. Vieni dalle Baddy, scemo fast. Cos? Vieni dalle Baddy, scemo fast. Scemo fast anche. Ti devo dire che letta così mi fa anche. È molto carina. È molto carino, sì. Al di là del fatto che non mi piace musicalmente e che questi cazzo di onomatopee del ritornello mi fanno vergognare di essere vivo. Fare parte di una onomatopea chiamata vita. Eh? Non potevi dirlo meglio. No, ma il pezzo, ma è il bello. La seconda strofa, perché la prima non esiste. Ma il pezzo è il pezzo classico, pezzo trap americano, però il femminile è totalmente in linea con quello che è lei. Lei non snaturata nel suo modo di essere. Molto bello il video, come dicevamo prima, la parte Super Mario. Poi vabbè, quando tu vai in gita con gli amici, sei a Coney Island a fare l'autopista di che Super devi Mario. L'unica roba che non capisco è il mezzo gangsta. Cioè, se volevi mezzo fare gangsta. Cioè, è un brutto, no? Sì, è tipo uno con i tatuaggi in faccia che però fa, cioè, fa le guardie giurata. Sai quelli che vanno in giro, merda, che sembri i Fratelli Bianchi con le sopracciglia di gabbiano, tutti i tatuaggi, in capo amiglia onore, e poi fa la guardia giurata. Che ha la pistola che non può sparare, ma capito, la fa un mocco. Sei un po'. Ciao. Ciao.